Amici sportivi di Avellino TV, immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Serra. Quinta giornata del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Juventus. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo dalla squadra padrona di casa che schiera Vella tra i pali, numero 1, numero 2 Rescigno, 3 Dragone, 4 Saccavino, 5 Sgambati, 6 Migliorini, 7 Giuseppe Esposito, 8 Bongiovanni, 9 Lucignano, 10 Arciello, 11 Branchi. In panchina siedono Mazzone, Rossi, Todisco, Ferraro, Carmine Esposito, De Rosa, Pizzi, Bettinardi, Cozzolino, Tagliamonte, Crisci e Miranda. Allenatore signor Renato Cioffi. La Juventus, la vecchia signora del calcio italiano, la formazione primavera vice campione d'Italia, risponde con Loria tra i pali, numero 1, numero 2 Semprini, 3 Beruato, 4 Muratore, 5 Touré, 6 Anderson, 7 Macek, 8 Bove, 9 Zechiri, 10 Mosti, 11 Lieris. In panchina Marricchi, portiere di riserva, 13 Coccolo, 14 Tampambita, 15 Iacco, 16 Severin, 17 Ndiaye, 18 Caligara, 19 Morselli, 20 Clemenza, 21 Rogero, Oliveira da Silvia, con il 30 il Busti. Allenatore signor Fabio Grosso, da calciatore campione del mondo. La terna arbitrale pugliese quest'oggi a Prato La Serra. Dirige il match il signor Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dai signori Domenico La Calamita di Bari e Dario Gregorio di Brari. È inutile dirvi che quest'oggi c'è fermento, c'è emozione sugli spalti dell'impianto sportivo Posto di Prato La Serra. Tanti addetti ai lavori sono venuti a vedere Avellino Juventus, tanta emozione soprattutto anche in campo, soprattutto tra i calciatori biancoverdi, tanti ragazzi che ricorderanno tantissimo questo evento, questa giornata. Un giorno potranno dire di aver sfidato la Juventus, seppur a livello primavera. Siamo alle foto di rito, ci sono i ragazzini della scuola calcio di Prato La Serra a fare da contorno, anche noi siamo emozionati, è inutile nasconderlo. Foto di rito con i calciatori della Juventus e dell'Avellino, appunto per i piccoli vestiti d'azzurro. Quinta giornata di campionato, il massimo torneo, raggruppamento B, riprende dopo la sosta. La pausa era programmata per via dell'impegno under 20 della nazionale italiana di calcio. È tutto pronto quasi per l'inizio del match, pochi istanti, e vi racconteremo Avellino Juventus. La squadra padrona di casa nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschemi, percorso inverso ovviamente per la Juventus, il calcio d'inizio ad appannaggio della formazione di casa, che è reduce dal pareggio interno con il Carpi, dunque seconda partita consecutiva in casa. La Juventus capolista insieme ad altre tre formazioni invece è reduce dalla vittoria interna ottenuta a Vinovo contro il Sassuolo per 2-0. Partiti proprio in questo momento, eccovi Avellino Juventus. La formazione irpina che manovra il pallone con Saccavino, l'appoggio sulla sinistra per il capitano che è il numero 5 Sgambati, l'ultimo tocco è del 10 Bianconero Mosti, rimessa laterale per l'Avellino. Un'ottima vetrina soprattutto per i calciatori biancoverdi questa, la possibilità di misurarsi con una delle rappresentative delle società più blasonate d'Italia, d'Europa e del mondo. Muratore per la Juventus, il capitano, casacca numero 4, tenta la verticalizzazione ben riuscita per Macek, lo scambio nello stretto dei calciatori di Grosso, avanza la Juventus, palla quasi in aria, la sfera all'altezza della lunetta, contrasti energici, Touré non riesce ad alimentare la reazione, ma c'è Beruatto, figlio d'arte, il papà, giocato con l'Avellino dei Grandi nei primi anni 80, la conclusione di sinistro di Zechiri, para Avella con sicurezza, 1 minuto e 5 al nostro cronometro, 0-0 tra Avellino e Juventus.
invita i suoi compagni a risalire la corrente, l'estremo difensore biancoverde che va al rilancio di sinistro. E la sfera che termina tra le braccia del dirimpettaio Loria. Non c'è Audero quest'oggi tra i pali. Alcuni calciatori sono stati aggregati dalla Juventus alla prima squadra di Allegri, che nel fine settimana sarà impegnato in casa con l'Udinese nel campionato di Serie A. Calcio di punizione ora per Avellino, la squadra di Cioffi prova a guadagnare metri. Sul punto di battuta il numero 8 Bongiovanni. La squadra di casa deve confermare i miglioramenti palesati in occasione della sfida interna con il Carpi. La battuta di Bongiovanni, la respinta di testa, palla sulla tre quarti, c'è Arciello per l'Avellino che riesce a liberarsi di Maciek, ci prova dalla lunga distanza, conclusione insidiosa di Arciello, c'è la deviazione in tuffo di Loria, il primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Avellino. Siamo al secondo, la risposta irpina alla conclusione di Zechiri di qualche minuto fa, tiro d'angolo per la formazione biancoverde. Non è un granché la battuta del tiro dalla bandierina, ma c'è Migliorini per l'Avellino, tutta la sua esperienza alla necessità. Migliorini, seguiamo il passaggio in profondità, incespi Carcino nel pallone, peccato perché era solo, poteva far meglio nella circostanza. Avellino però resta in zona d'attacco, diciamo di Migliorini aggregato dalla prima squadra, che ha bisogno di trovare minutaggio, di trovare la migliore condizione atletica, di trovare confidenza con il campo dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. Per un attimo Giuseppe Esposito non s'avventa sul pallone, Loria è rimasto immobile ad attendere il pallone tra le braccia, buon per lui che non ci ha creduto fino in fondo il numero 7 biancoverde. Maciek, originario della Repubblica Ceca, uno dei pochi calciatori rimasti tra le fila della Juventus rispetto alla scorsa stagione, Juventus che ha sfiorato la conquista del triplete, detentrice del trofeo di Viareggio, poi è arrivata ad un passo dal vincere campionato e Coppa Italia. Le finali si sono rivelate sfortunate per la formazione di Grosso, che in entrambe le circostanze, campionato e Coppa Italia, si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. Palla all'indietro, rincorre Loria fuori dall'area, rientra all'interno della stessa. Riparte la Juventus con Beruato, dicevamo figlio di Paolo Beruato, ex calciatore di Torino, Lazio ed Avellino. Maciek, ora la Juventus, Semprini sulla destra, ancora Maciek, si guarda intorno, prova la verticalizzazione la squadra torinese, rincorre il pallone Semprini, vuole lo spazio per crossare, il rimpalo lo favorisce, ancora Semprini, passaggio basso sul primo palo, è sicuro Avella e fa suo il pallone. Iniziativa di Semprini, maglia numero 2. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde, di testa ha toccato il capitano Muratore, poi Touré, francofono, Muratore, ancora il capitano bianconero, cambia gioco a beneficio di Beruato, appoggio per Touré, circolazione della palla per la Juventus, l'Avellino resta in attesa, Semprini sull'out di destra, il colpo di tacco a beneficio di Maciek da parte di Zechiri, il disimpegno irpino con Dragone che riesce ad allontanare la sfera per Arciello, il più talentuoso tra i suoi, l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale per la Juventus, Maciek, attimo di distrazione per l'Avellino, Mosti, Maciek, palla in aria, la chiusura in corner di Migliorini che mette al servizio dei più giovani compagni la sua esperienza. Tiro dalla bandierina per la Juventus che pareggia il conto dei corner. Intanto lo stadio va pian piano riempendosi, l'orario insolito, attenzione sul primo palo, non riesce nella stoccata vincente, se non andiamo errati, Anderson, maglia numero 6, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta,
non è riuscito nel tocco vincente Anderson sul palo più lontano. Juventus pericolosa, siamo al sesto del primo tempo, è un'occasione che possiamo annotare sul taccuino. Anderson dunque vicino al gol dell'1-0. Ancora il tocco di Anderson a spedire la palla in foro laterale, può respirare la formazione di Cioffi. L'anticipo di Muratore ai danni di un avversario. La sfera che salza a campanile, di testa la tocca Rescigno che prova ad allontanarla. Ora Migliorini, Saccavino, Lucignano accende un duello in velocità con Beruatto. Alla fine l'ultimo tocco dell'attaccante Irpino, rimessa laterale per la Juventus. Ecco Anderson che ha ricevuto da Beruatto, capitan Muratore. Palla ancora per Beruatto che può avanzare, a qualche metro a disposizione, l'affondo per Bove. Ancora Juventus, palla ancora per Bove. Il pressing accennato di Branchi. Ora Macek, il numero 7 della Repubblica Ceca in movimento. Prova a sganciarsi Sembrini. Macek tiene palla, l'appoggio avvicinato per Lieris. Ancora Juve con Beruatto. Lieris, una serie di passaggi, Beruatto, pian piano la Juventus si avvicina all'area, il cross al centro, l'intervento di testa di Dragone a spazzare l'area, il dribbling di Saccavino che scappa applausi, poi s'addormenta Saccavino consentendo il recupero degli avversari. Ecco Touré, Beruatto, capitan Muratore, Semprini, la verticalizzazione ancora per Zechidi, terminale offensivo della formazione di Fabio Grosso, messa laterale per la Juventus, Semprini con le mani, le indicazioni in mezzo al campo di Macek, Muratore, Anderson che poco fa è andato vicino al gol dell'1-0 per la Juventus, palla ancora per Macek, ancora Juventus sulla tre quarti, si riparte da Semprini, non riesce a tessere la tela la formazione bianconera, spazza l'Avellino, ma c'è Bove per la Juventus, ancora Macek, prova a cambiare gioco, anticipato di testa il numero 10 Mosti da Dragone, lotta ancora Dragone con Mosti, alla fine il fallo del numero 10 della Juventus, calcio di punizione per l'Avellino. Con calma il capitano numero 5 Sgambati che lascia l'incombenza della battuta ad Avella. Senza alcuna fretta il portiere va al rilancio, siamo al nono del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Juventus, match valido per la quinta giornata d'andata del campionato nazionale di primavera, trofeo team, trofeo Giacinto Facchetti. Dalla stagione 2006-2007 il campionato ha assunto la denominazione dello scomparso campione dell'Inter e della nazionale italiana. Riparte la Juventus con capitan Muratore. È chiaro che tutti i favori del pronostico sono dalla parte della formazione di Fabio Grosso, la quale è ovviamente chiamata a fare, come si suol dire, la partita. Entrambi i tecnici stanno seguendo all'impiedi l'evolversi del match che sino ad ora ha regalato qualche occasione, soprattutto con Anderson che ora manovra il pallone. Ecco Touré, di origini francofone, Macek, ancora Anderson di origini svedesi, Muratore, lancio in avanti, lancio nel vuoto e padrone dell'aria Avella che ha raccolto la sfera praticamente indisturbato. Juventus che nella prima giornata di campionato ha impattato per 0-0 a Udine, poi ha vinto le restanti tre partite, l'ultima abbiamo detto in precedenza in casa con il Sassuolo. L'Avellino invece dopo tre sconfitte consecutive è riuscito a smuovere lo zero dalla casella dei punti conquistati pareggiando in casa con il Carpi al termine di una partita ben giocata e che avrebbe potuto regalare qualcosa in più. Esce Loria di piede senza correre rischi, palla che termina tra i piedi del tecnico avellinese Cioffi, rimessa
laterale per la formazione di casa. Ottimo il cambio di gioco a beneficio di Arciello. È tosto Semprini nel contrasto e riesce così a neutralizzare il numero 10 biancoverde. Occhio a Mosti, va giù, lascia correre il signor Airoldi. Macek sulla sinistra per Zechiri, avanza Zechiri, entra in area il numero 9, la conclusione di sinistro, palla in corner. La conclusione, se non andiamo errati, è stata murata da Migliorini. Calcio d'angolo per la Juventus che si riaffaccia dalle parti di Avella. La battuta è corta, il cross di Macek, il gol della Juventus. Cross al bacio di Macek al 12° del primo tempo. Il vantaggio della Juventus. Vediamo di chi si tratta. La formazione di Grosso è passata in vantaggio. Bruciata sul tempo la retroguardia biancoverde. Dunque la formazione di Grosso sblocca il risultato con Bove. Bove al 12° Bove ha portato in vantaggio la Juventus. Ha girato di testa sotto misura, raccogliendo il cross preciso di Macek dalla destra. Immobile la difesa irpina. E dunque la Juventus si porta in vantaggio dopo 12 minuti. Vedremo quale sarà l'entità della reazione della formazione di casa. Con le mani dragone di testa Giuseppe Esposito, all'indietro l'alleggerimento di Anderson a beneficio di Loria. Appoggio corto ancora per Anderson. Beruatto. Bove. Anderson. Mugatore. Si ferma Mugatore e temporeggia. Accenno di pressing di Giuseppe Esposito. Anderson. Beruatto, gli si fa incontro Bove, lo scambio con Beruatto ancora, Lloris, Macek, Migliorini ad interrompere la trama bianconera, non riesce nel rilancio il difensore biancoverde, lotta ancora Migliorini con Beruatto, l'ultimo tocco è del numero 3 bianconero, anzi no, c'è calcio di punizione per l'Avellino. Evidentemente Beruatto ha trattenuto il pallone in maniera non corretta, non regolamentare, ed il signor Airoldi ha assegnato un calcio di punizione alla squadra di casa. Ecco Macek, ora la formazione di Cioffi non deve disunirsi, non deve cedere di schianto come le è accaduto in alcune partite nel corso di questa primissima parte di campionato. Ecco Macek in posizione regolare. Portapalla il calciatore della Repubblica Ceca. Semprini, il cross basso, palla allontanata per un attimo. Di gran carriera Beruatto ha provato la volley di sinistro. C'è stato un rimpallo, ora il break bianco-verde. Palla irraggiungibile per Giuseppe Esposito, ha calibrato male il passaggio dragone. In netto vantaggio i difensori bianconeri sul numero 7 di Irpinia. Con calma Loria controlla di piedi il pallone, poi non si intende con Anderson, pasticcio difensivo bianconero, prova ad approfittare l'Avellino come in questa circostanza, anticipato Arciello, ancora Avellino a mettere tutti d'accordo, ci pensa Macek che va giù sgambettato irregolarmente. Occhiataccia di Macek all'indirizzo del suo avversario, trattasi di Saccavino, calcio di punizione per la Juventus. Eccolo Macek, Beruatto, lo scambio ravvicinato tra i due. È scoccato il quarto d'ora di gioco, Avellino 0, Juventus 1, decide il gol di Bove al 12°. Allontana Capitan Sgambati, rimessa laterale per la Juventus, Beruatto con le mani, Macek, Beruatto. Serve all'indietro Anderson che non è pressato,
Appoggio in vie orizzontali per Muratore. Ecco il capitano bianconero in possesso palla. La verticalizzazione per Mosti. Poi Zachiri ci prova dalla distanza. Zachiri, si chiudono bene le maglie biancoverdi. Viene strattonato irregolarmente il numero 8 Bongiovanni. Calcio di punizione per l'Avellino. Richiamo verbale da parte dell'arbitro all'indirizzo di Zachiri. Partita correttissima sinora. Dragone. Siamo sul versante di sinistra. Ora Arciello. Lo attende al varco Semprini. Si rinnova il duello 3-2. Ancora la meglio Semprini, che fa valere una certa esperienza, una certa dimestichezza con il ruolo di esterno destro. Ha intercettato Bongiovanni. Ecco Migliorini. Rescigno. Migliorini, il fuori quota dell'Avellino. Classe 1992. Il regolamento lo consente. Consente alle squadre di poter schierare un fuori quota. Arciello, il tiro di Arciello. Calcio d'angolo per l'Avellino. Si è liberato bene al tiro il talentuoso centrocampista Di Cioffi, che si è messo particolarmente in luce nel corso di questo primo scorcio di campionato. Angolo per l'Avellino, 17esimo, occhio in aria, prova a staccare Migliorini, di testa ci arriva Sgambati e palla alta. Rimessa dal fondo per la Juventus. È il 18esimo, Loria. Passaggio per Beruatto. Avanza il figlio d'arte. Saccavino. Ecco Bongiovanni. Prova a cambiare il gioco Bongiovanni. Viene colto in controtempo Arciello. Rimessa laterale per la Juventus, che può tranquillamente abbassare i ritmi. Forte del vantaggio conseguito al minuto numero 12 con Bove, che di testa da posizione defilata ha indovinato l'angolino destro della porta difesa da Avella su cross dalla destra di Maciek, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Intervento risolutore di Sgambati. Ecco Maciek. Muratore. Anderson. Beruatto. Muratore per i vice campioni d'Italia. Lo scorso anno la Juventus ha perso in finale ai calci di rigore contro la Roma, detentrice dunque del titolo di campione d'Italia. Juventus 4 volte campione d'Italia primavera. Maciek, l'ultima volta 10 anni fa. Occhio all'inserimento di Zechiri, che a tu per tu con il portiere di testa ha praticamente servito l'estremo difensore avversario. Non è riuscito ad ancorare il pallone attaccante di origini svizzere. Occasione gol dunque per la Juventus, che ha sfiorato la rete del 2-0. Non è scattata la perfezione la trappola del fuorigioco dell'Avellino, ma Zechiri ha graziato Avella di testa. Allontana senza troppi complimenti Dragone, palla addirittura sulla tettoia dell'impianto sportivo di Prato La Serra. Ci sarà rimessa naturale, laterale ovviamente per la Juventus. Con le mani è pronto Semprini, ha provato a lanciare Zechiri, anticipato dai difensori avversari. Rimessa laterale ancora per la formazione bianconera, che guadagna metri. Appoggio indietro per capitan Muratore. Semprini. Ci sarà corner. L'ultimo tocco è di Giuseppe Esposito. Altro tiro dalla bandierina per la Juventus. Attenzione ora. La vecchia signora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 12esimo, ha trovato la rete del vantaggio. Nugolo di calciatori in aria.
All'indietro Maček per Semprini, palla in aria di testa a Migliorini, Beruatto di sinistro, palla respinta. Sulla traiettoria si è trovato Capitan Sgambati, viene fermato irregolarmente Migliorini, calcio di punizione per l'Avellino. È fallita la ripartenza campana in questa circostanza. Anche la Juventus ha dato l'impressione di farsi trovare impreparata sugli sviluppi della ripartenza. Migliorini è stato atterrato e l'azione si è interrotta. Intervento di Muratore e Comosti, controllo di palla di Mosti, Beruatto, Anderson, che poco prima del vantaggio bianconero ha sfiorato lui la rete. Muratore, Semprini, ancora Juventus, Touré all'indietro per Muratore, alla ricerca del pertugio giusto, la formazione di Fabio Grosso. Mosti, il palleggio di Mosti nello stretto, ancora la Juventus, conclusione smorzata quella di Leris, Sadà, Giavella e blocca. Si guarda intorno il portiere dell'Avellino. 22esimo del primo tempo, 0-1. Juventus in vantaggio qui a Prato La Serra. Gol di Bove. Ed in questo momento, a prescindere da cosa accadrà negli altri campi, la Juventus mantiene la testa della classifica. Ora Mosti ci prova dalla distanza, Mosti! Ed è una rete da Cineteca. Palla indirizzata nel 7. Davvero un bel gol, 22esimo, il raddoppio di Mosti. La signora raddoppia. Mosti porta a 2 le reti torinesi. Ha preso da mira e dalla distanza da 25-30 metri ha beffato Avella, a nostro avviso leggermente fuori dai pali. Non impeccabile il posizionamento del portiere biancoverde, forse non si aspettava la conclusione dalla distanza del numero 10 bianconero. 2-0 per la Juventus. Intanto c'è il primo cambio tra le fila dell'Avellino, lascia la contesa Giuseppe Esposito al 23esimo del primo tempo. Vediamo al posto di chi. Dragone, dunque 2-0 per la Juventus, il raddoppio di Mosti al 22esimo, 10 minuti dopo la rete dell'1-0 messa a segno da Bove. Touré, Maček, Mosti, Maček, viene fermato Maček, prova a ripartire l'Avellino, ancora Maček nel cerchio di centrocampo. Lieris semina in velocità Rescigno, finta di corpo da parte di Zekiri, il suo compagno però non ne ha raccolto l'invito, è rimasto sorpreso anche lui. Intanto c'è un duro scontro all'altezza della tre quarti. Entrambi doloranti. Si rialza Semprini per la Juventus, claudicante. All'impiedi anche Dragone, a stretta di mano tra i due. Gesto di sportività tra Dragone e Semprini. Calcio di punizione per l'Avellino. Non c'era nessuna cattiveria nel contrasto. Pasticcia Touré, ma viene giudicato falloso l'impatto di Bongiovanni con il pallone. Non è d'accordissimo con il direttore di gara Bongiovanni, ma Airoldi è stato irremovibile nell'assegnare il calcio di punizione alla Juventus. Ci riprova la formazione di Grosso, vuole aumentare il divario di reti e chiudere il prima possibile la pratica Avellino. La formazione di Cioffi è chiamata a lottare, a mantenere il campo.
a reggere il confronto per tutta la partita contro il più quotato avversario. Con le mani Rescigno, il pressing portato dal numero 9 Lucignano, se la cava in qualche modo Anderson, è fortunato nel rimpallo. Ora la Juventus che avanza con Lieris che accelera e si accentra, lancio per Beruatto, troppo lungo per il numero 3 bianconero, che ha desistito gradualmente da rincorrere il pallone quando ha capito che quella sfera sarebbe stata irraggiungibile. Rescigno, il suo lancio, Muratore, Touré, Semprini, ancora all'indietro per Muratore, manovra la Juventus, ancora il capitano bianconero, Touré, Anderson, Maček, Touré, circunnaviga Touré, poi Muratore, Mosti, ha letto benissimo la traiettoria del pallone Dragone che però perde palla sul pressing portato da Maček, ancora Dragone, alla fine spazza la sfera lontano dall'area di rigore, sgambati, non abbastanza però perché la Juventus rimane sulla tre quarti, rimane in zona d'attacco, Touré avanza, ancora Touré che non riesce ad essere servito, ancora Mosti, insiste la Juventus, la conclusione a giro di Zechiri, la palla che si allarga troppo, sfera ben lontana dallo specchio della porta. Rescigno, Migliorini, due minuti alla mezz'ora, Avellino 0, Juventus 2, perde palla la formazione di casa, ma c'è Migliorini per Avellino che si lascia soffiare il pallone da Zechiri, prova a rimediare Migliorini rincorrendolo. Alla fine ci sarà calcio d'angolo per la Juventus. Quando non hai i minuti delle gambe, quando sei a caccia della migliore condizione, in qualsiasi partita, in qualsiasi ambito, puoi trovare delle difficoltà. Maček va giù, calcio di punizione. Giudicato falloso l'intervento ai danni del calciatore della Repubblica Ceca, che lo scorso anno con la maglia della Juventus ha sfiorato la vittoria del campionato, ha sfiorato la vittoria della Coppa Italia, persa in finale, nella doppia finale contro l'Inter, ma che è riuscito a vincere il trofeo di Viareggio. La Juventus batté in finale il Palermo per 3-2. Sarà proprio Maček a battere il calcio di punizione. Tre uomini in barriera sistemati dal portiere. Lo stacco vincente di Muratore sul calcio di punizione di Maček e la Juventus triplica al 29esimo. Lasciato completamente solo Muratore. Un piccolo saltello e di testa indisturbato ha indirizzato il pallone alle spalle di Avella per il 3-0 della Juventus. Muratore, nell'elenco dei marcatori il capitano bianconero, va ad aggiungersi a Bove in gol al 12esimo e a Mosti in gol al 22esimo. Siamo alla mezz'ora proprio in questo momento, la Juventus sta conducendo per 3-0. Ora l'Avellino deve limitare i danni per evitare che il punteggio nel tempo assuma proporzioni tennistiche. La formazione di Cioffi qui in casa ha già subito una pesante sconfitta per 7-0 contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato. Con le mani Rescigno, anche l'Empoli guida la classifica insieme alla Juventus e altre due squadre con 10 punti, per l'esattezza il Torino e l'Udinese.
poi passeremo a leggervi il programma della quinta giornata, la classifica ed il prossimo turno. È comunque autore del gol del 3-0. Palla all'indietro per Anderson, ora Touré. È chiaro che la squadra di Fabio Grosso ora gioca sul sintetico, sul velluto. Eppure accademia per la formazione bianconera. Ecco Maciek, scambia ancora con Semprini. Dragone di sinistro interrompe il dialogo 3-2, rimessa laterale per la Juventus. Ecco Maciek, ancora Maciek che mantiene palla all'indietro per Mosti. Muratore, Mosti, autore di un gol di pregevole fattura. La rete ha regalato il raddoppio alla formazione ospite. Ancora Maciek, Lieris, Maciek, Beruatto, palla ancora irraggiungibile per lui. Ha calibrato male il passaggio in profondità Maciek. La sfera si è spenta sul fondo. È pronto Avella al rilancio. Ed è gremita, come potete vedere dalle immagini, anche la parte riservata agli spettatori che siedono dietro una delle porte. Loria, Anderson, Maciek, Beruatto, Touré. Sempre parlando di Beruatto, lui gioca nella Juventus, il papà che ha militato in Serie A per diversi anni anche tra le fila del Torino, rivale sportiva per eccellenza della Juventus. Non riesce nell'intervento di testa Arciello. Rimessa laterale per la squadra bianconera. Maciek è in panchina con Fabio Grosso, siede anche un altro campione del recente passato della Juventus, Gianluca Pessotto, nelle vesti di ambasciatore delle giovanili bianconere. C'è tanta roba sulla panchina bianconera, abbiamo un campione del mondo, abbiamo un campione d'Europa per club. Arciello viene fermato, ma c'è Saccavino per l'Avellino. Lo scatto da parte del numero 18 Pizzi, recupera su di lui Anderson, ha provato a filar via Pizzi che è entrato al posto di Giuseppe Esposito al 22esimo. Messa laterale per l'Avellino che ha provato a spaventare la Juventus. Di testa allontana Touré, altro colpo di testa, Migliorini in anticipo sull'avversario. Dragone ci prova dalla lunga distanza, conclusione innocua del numero 3 biancoverde. Nessuna difficoltà di sorta per Loria. Appoggio corto per Anderson, poi Touré, Maciek, Semprini, Muratore, Touré, Muratore. Cambio gioco sul versante di sinistra, prova il controllo Lieris, lotta con Rescigno, riesce a crossare Lieris. Il colpo di testa a fronte alta ci pare di Zechiri, ha colpito appunto non benissimo attaccante bianconero. Palla alta sopra la traversa, il rilancio di Avella, anticipato Maciek, Muratore di testa all'indietro per Loria. 33esimo, poco più di 10 minuti all'intervallo, Avellino 0, Juventus 3. Maciek, Touré,
tenue la resistenza avellinese in questa circostanza. Ora Mosti, Macek, Touré, Anderson, Bove, Beruatto, si sgancia Bove e riceve, porta ancora la palla il numero 8 bianconero, ancora la Juventus, una serie di passaggi, lo scatto di Lieris, non lo molla Rescigno, ancora Lieris, attende i rinforzi, li trova in Beruatto, conclusione sbilenca del numero 3 bianconero, conclusione senza troppe pretese e palla sul fondo. Il rilancio di Avella, svetta Macek, ma ha commesso fallo, il placcaggio del numero 7, del biondo numero 7, che si rivolge anche all'arbitro. Calcio di punizione per l'Avellino, a battere Migliorini, il lancio di Migliorini, lo scatto in posizione non regolare di Pizzi. Beh, consentiteci qualche dubbio in questa circostanza. Ricordiamo gli assistenti del signor Giovanni Eroldi, che sono i signori Domenico La Calamita di Bari e Dario Gregorio, anch'egli appartenente alla sezione di Bari. E con la battuta del calcio di punizione, palla affidata al capitano bianconero Muratore, lo svedese Anderson, ancora Anderson, Muratore, qualche accenno di pressing per l'Avellino. Avanza la Juventus, il colpo dello scorpione di Zechiri, palla rilanciata in avanti, da parte della formazione di casa, ma c'è Bove a portare palla, adesso al controllo Anderson, Touré, ha un po' di spazio, serve sulla destra Semprini, che avanza, appoggio per Macek, riceve ancora da Semprini. Portapalla Semprini, dialogo ancora con il compagno della Repubblica Ceca. Il cross di Semprini, prova ad arpionare la sfera. Lieris sull'altro versante. Ha guadagnato un calcio d'angolo la Juventus. È stato scaltro, astuto Lieris a far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario. Si distrae l'Avellino, può approfittarne la Juventus. Migliorini, la sfera che salza a campanile. La tocca di piede Migliorini. Preferisce non colpire di testa il lungagnone difensore biancoverde, fuori quota della squadra di casa, convocato quest'oggi da Cioffi per disputare il match contro la Juventus. Di testa Semprini, ancora Semprini, si è rinnovato il duello con Arciello, la rimessa laterale biancoverde. Ecco Saccavino, lancio in aria, palla respinta da Anderson, Rescigno, siamo sulla tre quarti, di testa Dragone, vince il duello aereo, ora Arciello che prova ad avanzare, tenta il dribbling, la conclusione debole di Arciello, blocca con sicurezza Loria, ha fatto tutto bene Arciello, però nel tiro di destro non è riuscito ad imprimere la necessaria potenza al pallone, non è riuscito a creare una certa pericolosità per il portiere avversario. Ora Semprini, avanza all'esterno destro di Grosso, la posizione di Zechiri è irregolare, inutile la rete dell'attaccante bianconero che viene richiamato, che viene redarguito verbalmente dall'arbitro, sbaglia la ripartenza, la formazione di Cioffi. Rimessa laterale per la squadra bianconera che si avvia all'intervallo con un cospicuo vantaggio di reti. Ora Touré, Anderson, ancora Anderson, Bove, Anderson, Beruatto, Lieris. Si fa vedere anche Mosti, Lieris preferisce la soluzione Zechiri, la conclusione di Zechiri è precisa, palla indirizzata nell'angolo più lontano e la Juventus fa poker al minuto
33 del primo tempo. 4-0 per la Juventus, il poker di Zekiri. Risultato che diviene abbastanza pesante per la squadra di casa. Lo scatto di Bezzi, intervento in tackle pulito di Beruatto, rimessa laterale per l'Avellino, chiamato ad una reazione d'orgoglio. Riceve Saccavino, Rescigno non riesce a servire il compagno, si distende la Juventus, Bove, la palla è uscita. Rimessa laterale per la formazione di casa che è sotto di 4 reti. Di testa Anderson, palla allontanata in faro laterale. Rescigno con le mani. Il lungo lancio di Rescigno ha fatto buona guardia la difesa bianconera. Ecco Zekiri. Semprini. Quasi ingannato dal rimbalzo del pallone. Ora Macek, portapalla Macek, lo scatto di Semprini, il cross basso. Si rifugia in fallo laterale Sgambati, che è riuscito ad intercettare il cross dalla destra del numero 2 bianconero. Ha ricevuto un duro colpo nel contrasto Macek con Sgambati. Probabilmente un colpo allo stomaco per il centrocampista della Repubblica Ceca, che si accascia. Ovviamente del tutto involontario l'intervento di Sgambati ai suoi danni. Si è ripreso Macek e sarà proprio lui a battere il calcio di punizione. Non ha trovato più il pallone Sgambati, ma il ventre del calciatore ceco, che si è subito ripreso e va a battere il calcio di punizione. La battuta, no, bisogna rifare il tutto. C'è un calciatore bianco-nero a terra. Breve dialogo con l'arbitro. Bisogna ripetere, reclama il pallone dalla tribunetta Macek. Trentaseiesimo al nostro cronometro, 4-0 per la Juventus. La battuta di Macek, traiettoria bassa, ha colpito di spalla all'indietro Lucignano, la palla si è alzata. Avrebbe rischiato l'autorete, altrimenti Lucignano. Calcio d'angolo per la Juventus. A battere sempre Macek. Allontana Arciello. Duplice fischio del signor Airoldi, che manda tutti negli spogliatoi. Si sospendono le ostilità a Prato La Serra. Finisce qui il primo tempo. Avellino 0, Juventus 4. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi, immagini da ancora dall'impianto sportivo Posto di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo di Avellino Juventus, quinta giornata d'andata del campionato nazionale Primavera, trofeo Giacinto Facchetti. Le squadre sono entrate negli spogliatoi con la Juventus in vantaggio
per 4-0. Nel corso di questa ripresa l'Avellino, padrone di casa, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri tre schemi. Seguiamo però questa iniziativa di Dieris, la conclusione di Dieris, quinta rete della Juventus, 10 secondi. Probabilmente abbiamo assistito ad una delle reti più veloci. E quinto gol per la Juventus, che dunque ipoteca la vittoria in Irpinia. Tante assenze tra le fila bianconere, una su tutte quella del gioiello Moeskin, non presente quest'oggi e che probabilmente verrà aggregato alla prima squadra, la Juventus, che alla Juventus Stadium affronterà in campionato l'Udinese prima dell'importante scontro in Champions League contro il Lione in Francia. La prima squadra dell'Avellino invece ha prestato migliorini ai lupacchiotti, che non vediamo in campo e quindi dovrebbe essere stato sostituito. Ancora Juventus, sì, non c'è migliorini, dovrebbe essere entrato Todisco al suo posto. 45 minuti per il difensore di Toscano, sempre alla ricerca della migliore condizione. Ha riassaporato il clima partita dopo diversi mesi di assenza. Il rilancio di Dragone, intervento in anticipo di Muratore, lo scambio nello stretto, intanto c'è fallo su Touré, ci sarà il primo giallo della partita. Ammonizione ai danni del numero 8 avellinese Bongiovanni. 3 minuti dall'inizio della ripresa, Avellino 0 Juventus 5, dunque le distinte per l'Avellino dovrebbero essere usciti, uno sicuro che è Giuseppe Esposito, che ha lasciato il campo al 22esimo del primo tempo per far entrare Pizzi, l'altro dovrebbe essere Migliorini. Ha bucato il pallone Todisco, ecco Beruato, ancora Beruato all'indietro per Bove, che ha avuto il merito di sbloccare lo 0-0, palla respinta. Muratore, palla in favo laterale, dunque Avellino con Avella tra i pali numero 1, 2 Rescigno, 3 Dagone. Non è riuscito ad arpionare il pallone Pizzi sul lancio dalla distanza. Dicevamo, numero 4 Saccavino, sgambati, numero 5 il capitano. Migliorini è uscito e gli ha fatto posto Todisco con la casacca numero 14. È uscito Giuseppe Esposito al 21esimo del primo tempo, al suo posto Pizzi. Poi Bongiovanni, Lucignano, Arciello, Branchi, in panchina Mazzone, Rossi, Ferraro. Altro cambio per la formazione di casa, esce Bongiovanni, che era stato tra l'altro ammonito. Al suo posto è entrato il numero 23, Miranda. Touré lotta con Pizzi, che era meglio. Ha appena accennato lo scatto Lucignano. Dragone, Touré. Macek. Lancio per Zechini, che è scattato in posizione regolare. Palla però non raggiungibile per l'attaccante bianconero, che al 41esimo del primo tempo ha siglato il 4-0 in favore della sua squadra con un preciso diagonale. Ha trafitto Avella, sarà indirizzata nell'angolo più lontano, la conclusione dalla distanza tentata dal neo entrato Miranda. Palla all'atto non di molto, non ha accennato alla presa Loria, che ha battezzato la sfera al lato.
l'estremo difensore bianconero al rilancio. Duro intervento di Rescigno, danno di un avversario. È richiamata l'attenzione dei sanitari bianconeri. Il duro impatto con il suolo da parte del calciatore della Juventus. È Beruatto ad aver ricevuto un duro colpo. Approfittiamo dell'interruzione per darvi un po' il programma della quinta giornata di campionato. Avellino Juventus costituisce l'anticipo del quinto turno. Dunque Avellino Juventus, Bari Provercelli, Benevento Chievo Verona, Empoli Carpi, Sassuolo Ascoli Picchio, Torino Pescara e Udinese Cittadella. Calcio di punizione per la Juventus, è pronto Bove a batterlo. Aria liberata, di testa allontana ancora Miranda, lo spiovente, poi viene segnalata la posizione di offside a Lieris, maglia numero 11. Ci si rivedrà a Vinovo per il Retour Match il prossimo 18 di febbraio. Il rilancio di Loria. La classifica del raggruppamento B vede in testa Empoli. Seguiamo l'Avellino però. Gol! Gran gol dell'Avellino che accorcia le distanze con il suo calciatore di maggior talento, Arciello, all'ottavo della ripresa. La rete della bandiera, la rete dell'orgoglio per l'Avellino con Arciello. Non a caso il calciatore con maggior talento tra le fila della formazione di Cioffi. Nulla da fare per Loria, che pure ha tentato il tuffo alla sua destra. La palla si è insaccata. Gli applausi dello stadio di Prato La Serra all'indirizzo di Arciello e dell'Avellino. Ad Arciello auguriamo una luminosa, vincente carriera, però un giorno potrà dire di aver segnato un gol alla primavera della Juventus e ai suoi nipotini. Ecco Bezzi, vediamo se si scalda l'Avellino, se la formazione di Cioffi sulle ali dell'entusiasmo riesce ancora a dare un minimo di interesse, se non altro agonistico, al match. L'anticipo di Beruatto, che si è ripreso dal precedente duro impatto con Rescigno, uno scontro che aveva fatto temere il peggio. Palla allontanata, ancora l'Avellino, Miranda, stavolta Loria blocca con sicurezza. E non è facile fare gol alla Juventus, perché la squadra di Grosso sinora è la migliore difesa del campionato insieme a quella con l'Udinese, con un gol solo subito. Questo è il secondo. E la squadra di Grosso non segna tantissimo, benché prima in classifica, prima di questa partita di reti ne ha messi a segno solo 5. Pensate che l'Empoli, che è primo in classifica, ne ha segnate 15. Calcio d'angolo per la Juventus. Il gioco è stato interrotto dal signor Airoldi. Volevamo completare la lettura delle distinte, ma questa divertente ripresa, a dispetto del punteggio, ce lo ha impedito. Seguiamo gli sviluppi di questo corner, poi magari ci riproveremo. Dalla bandierina Mosti, autore di un bel gol, messo la firma sul 2-0 provvisorio
Lasic, il dribbling di Lasic che entra in aria, Muratore si immola, Rescigno, palla allontanata, la rincorre vanamente Saccavino, la rimessa laterale per la Juventus. Stavamo completando la formazione biancoverde, eravamo fermi a Branchi, poi in panchina Mazzone, Rossi, Ferraro, Carmine Esposito, De Rosa, Bettinardi e Cozzolino, Tagliamonte, Crisci. Allenatore il signor Renato Cioffi. La Juventus schiera Loria, numero 1, numero 2 Semprini, 3 Beruatto, 4 Muratore, 5 Touré, 6 Anderson, 7 Macek, 8 Bove, 9 Zechiri, 10 Mosti, 11 Ieris. A disposizione Manricchi, Coccolo, Tambambia, Vogliasco, Severin, Diaye, Caligara, Morselli, Cremenza, Oliveira da Silva e Busti. Allenatore signor Fabio Grosso. Dirige il match il signor Giovanni Eroldi di Molfetta, coadiuvato da Domenico La Calamita di Bari e Dario Gregorio di Bari, anche egli. Ancora Macek, 5-1 per la Juventus, ha accorciato Arciello per l'Avellino. Ora Bove, poi una conclusione, potremmo dirlo, alla Del Piero, già che indossa la maglia della Juventus. Molti di questi ragazzi hanno l'opportunità di vedere da vicino tanti campioni nel quartier generale della Juventus a Vinovo, opportunità di imparare tantissimo. Arciello con astuzia beffa il numero 2 Semprini, che sinora su di lui non aveva quasi sbagliato. Conclusione dalla distanza del numero 23 Miranda, che non disdegna tentativi dalla distanza, palla alta, non ci sono raccattapalle, deve andare a recuperare Loria il pallone. Ovviamente essendo difensore bianconero non ha tutto l'interesse ad accelerare i tempi. Dunque nessun cambio sinora per la Juventus, ci sono ancora gli 11 di partenza per ciò che riguarda la formazione bianconera, che si avvia a conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Beruatto, Anderson, Muratore. È inutile dire che Avellino Juventus a livello di prime squadre riporta l'Avellino ai fasti della Serie A. Quante sfide al Partenio e al Comunale di Torino. Qualche volta la Juventus è riuscita a superare la vecchia signora del calcio italiano. Ieris, sperando che un giorno questa sfida possa riproporsi nella massima serie, anche se recentemente in Coppa Italia Juventus e Avellino a livello di prime squadre si sono incontrate nella stagione 2013-2014, ricorderete la gara di sola andata allo Juventus Stadium, la Juventus di Antonio Conte e l'Avellino di Castelli. Anche quella fu una giornata storica. Fallo in zona d'attacco, calcio di punizione per l'Avellino. Intanto rimasto a terra un calciatore della Juventus, anche in questo caso si rende necessario l'intervento dei sanitari del club torinese. La classifica del girone B: in testa Empoli, Torino, Juventus e Udinese con 10 punti, Sassuolo 9, Bari 7, Chievo Verona, Carpi 5, Provercelli 4, Pescara e Cittadella 3 punti, Benevento, Avellino 1 punto, chiude l'Ascoli Picchio con 0 punti. E non è fortunato Beduatto nel corso di questo primo tempo,
è costretto Beruatto ad abbandonare il rettangolo di gioco, stavolta in maniera definitiva. Al suo posto il numero 16 Severin, un altro dei reduci della scorsa annata. È proprio Severin in contrasto con il numero 18 Pizzi. Severin ancora all'indietro per Anderson, ecco Muratore. Il prossimo turno, il sesto, Carpi Sassuolo, Chievo Verona Avellino, Cittadella Ascoli, il derby a Vinovo tra Juventus e Torino, Pescara Bari, Provercelli Empoli e Udinese Benevento. Dicevamo prima di questa partita, Juventus 5 reti fatte, una sola subita, 2 reti fatte per l'Avellino, subite 15. Ovviamente dobbiamo aggiornare a quest'oggi, 5-1 sinora per la Juventus, che per quanto riguarda le reti fatte sale a quota 10. Ancora Juventus dalla distanza, ci prova Mosti, palla ben lontana dal 7 della porta difesa da Avella. Juventus impegnata anche nella Youth League, la Champions League dei giovani, inserita nell'aggruppamento H con Siviglia, Lione, Dinamo Zagabria. Juventus che nella prima partita ha battuto il Siviglia per 2-1 con una rete allo scadere, è riuscita a far sua l'intera posta in palio, ma il destino si è capovolto in casa della Dinamo Zagabria. La formazione di Grosso ha subito la rete del 2-1 proprio allo scadere. Muratore, Touré, accelerata del neo entrato Severin, ora Lieris, Zekiri, il pallone non perviene a Macek, c'è Dragoni a lottare, palla in favo laterale, la rimessa è bianco-verde. È il tecnico Grosso a fornire il pallone all'avversario. Ecco Dragone che scambia con Arciello. Rimessa laterale ancora Irpina. Saccavino. Ecco Todisco. Sul piano dell'impegno agli Irpini non si può rimproverare nulla quest'oggi. Incespica Todisco sul pallone, è insuperabile Lieris. Muratore un po' articolato, un po' farraginoso questo disimpegno della Juventus. Macek, Mosti, Touré, ecco Anderson, si allarga sulla sinistra Severin ma viene ignorato. Ha preferito la verticalizzazione Anderson e poi viene spinto regolarmente da Tergo, da Lucignano. Calcio di punizione per la Juventus. Ecco Muratore. Touré. Macek. Touré. Lieris, cambio di gioco. Ecco Lieris, il controllo di Sola. Ora Severin, Touré, Muratore. Circolazione della palla per la Juventus. Non gradisce Grosso, la sua mimica lascia trasparire tutto il suo disappunto. Vuole maggiore velocità per la sua squadra.
maggiore velocità di manovra. Ancora Maciek, cambio di gioco preciso per gli Aris, che lascia scorrere il pallone, si guarda intorno, palla ancora per il numero 11 bianconero. Mosti viene fermato. Gli Aris in gol dopo 12 secondi dall'inizio della ripresa. La sua firma sulla rete del momentaneo 5-0. Cambio per la Juventus. Esce Maciek, che ha lavorato tantissimi palloni. Non ha trovato il gol Maciek, ma ha dato un grosso contributo alla sua squadra. Può considerarsi un veterano della Juventus. Per la Juventus esce di scena anche Lieris, sostituito da Clemenza, maglia numero 20. Si può riprendere da una rimessa laterale per l'Avellino. Rescigno. Ancora la Juventus. Anticipato Severin. Ha capito le intenzioni degli avversari, il numero 14 Todisco. Viene fermato però Todisco, Severin. Il tiki-taka della Juventus, Anderson. Muratore. Mosti, Muratore. Lancio in profondità per, dovrebbe essere Oliveira da Silva. Il cross, palla alta. Ancora Avellino, lancio per il numero 18 Pizzi, toccato con il braccio Pizzi, calcio di punizione per la Juventus. Il direttore di gara, il signor Airoldi, va a spiegare il perché della sua decisione. Muratore, palla in fallo laterale. Touré con calma a controllare, appoggio per Muratore, il lancio di Semprini, lo scatto di Zechiri che riesce a mantenere il pallone in campo. Ancora Zechiri, entra in area, prova il sinistro e Avella si distende e con un bel intervento devia in corner. Gli applausi per il portiere dell'Avellino, che nega alla Juventus la sesta segnatura. Calcio d'angolo per la formazione torinese, la presa sicura di Avella quando siamo giunti al 25esimo del secondo tempo. La Juventus sta conducendo per 5-1 sull'Avellino, qui a Prato la Serra. Palla che si perde in fallo laterale.
Muratore lascia l'incombenza della battuta a Semprini. Le indicazioni dei tecnici ai rispettivi calciatori. Principio di strattonamento ai danni di Muratore. Rimessa laterale per la Juventus. Ora la partita sta vivendo una fase di stanca. Le squadre hanno speso tantissimo. Anche l'Avellino, a dispetto del risultato, ha comunque corso tantissimo. Todisco, Rescigno. Si lascia scavalcare dal pallone Anderson. Rimedia per lui Muratore. Per la sfera che viene allontanata. Perde palla Saccavino. Ha rischiato l'ammonizione Saccavino. Ecco Zachiri, ci riprova Zachiri. La respinta di Avella. A dire ancora di no. Al numero 9 di Fabio Grosso. Conclusione centrale. La respinta corta di Avella, poi l'intervento risolutore di un difensore avellinese. A spedire la palla in fallo laterale alla Juventus, che però resta in avanti. Viene fermato irregolarmente Clemenza, proprio all'ingresso dell'area di rigore. Un passo in più e sarebbe stato accordato il penalty. Siamo proprio ai limiti, calcio di punizione per la Juventus. A caccia della sesta marcatura. Avellino che vuole limitare i danni. Viene lasciato libero di battere. Clemenza, se lo sono persi un po' tutti. Piatto sinistro debole. E palla respinta dalla difesa biancoverde, che si è salvata nella circostanza. Al di là della forza dell'avversario, sicuramente qualche disattenzione difensiva di troppo per l'Avellino. Ora la Juventus che avanza. Clemenza viene contratto da Rescigno, ancora Clemenza. A noi il numero 20 bianconero che entra in aria. Un doppio dribbling, ancora Avella protagonista, che sta scaltando i guanti, e poi c'è l'errore di Dragone che favorisce la sesta rete bianconera. Azione insistita di Clemenza. Sembrava che Avellino uscisse indenne da questa iniziativa bianconera, invece è giunta la rete, ci pare, di Anderson per il 6-1 della Juventus al 29esimo della ripresa. Ci prova dalla distanza Arcello a sorprendere Loria. Ha tentato la conclusione impossibile Arcello, rimessa dal fondo per la formazione torinese, che ora conduce sull'Avellino per 6-1. Ammonito Loria per perdita di tempo, primo giallo anche per la Juventus. Due i cartellini estratti sinora dalla signora Iroldi, uno per l'Avellino all'indirizzo di Bongiovanni, che però, e l'altro all'indirizzo di Loria. Bongiovanni che però è uscito. Rimessa laterale per la squadra bianconera. Touré la gira per Muratore. Alza la testa Muratore, palla ancora per Touré. Muratore. Saccavino, Arcello,
viene benissimo via nel dribbling. Lo scontro tra Touré e l'avversario, ha commesso fallo il numero 5 della Juventus. Calcio di punizione assegnato da Iloldi, che ha negato la regola del vantaggio all'Avellino, che stava ripartendo, sollevando qualche malumore qui in tribuna. Ora Dragone, che ha sulla coscienza la sesta rete bianconera, si è lasciato soffiare ingenuamente il pallone dall'avversario. Anderson con freddezza ha superato Avella per il gol del 6-1. Zekiri, ancora Zekiri, sempre il numero 9, Rescigno gli sgratica il pallone da terra, è comunicatore per la Juventus, allontana Sgambati, è in netto vantaggio Anderson, una serie di colpi di testa, poi il controllo di petto di Touré, avanza il calciatore di colore, serve bene sulla sinistra Severin, si ferma Severin, appoggio ancora per Touré, Bove, il torero della Juventus, Mosti, Semprini, Touré, ha ricevuto da Mosti, ancora Touré, ha un po' di spazio, palla ancora per Mosti, ancora Touré, ecco Bove, sulla sinistra, sfera per Severin, Anderson, Bove, Touré, ancora Juventus, il cross in aria, la respinta di testa di Sgambati, si accontenta della rimessa laterale alla formazione di Grosso, fiscale il direttore di gara in questa circostanza, rimessa laterale in zona d'attacco per i vice campioni d'Italia, passaggio di Semprini e preda di maglie biancoverdi, poi lo scatto in fuorigioco da parte di Zekiri, che è andato al tappeto sull'uscita di Avella, ma il gioco era stato interrotto per la posizione di offside del numero 9 della Juventus. Calcio di punizione per l'Avellino, Rescigno, palla per il capitano Sgambati, che nel corso del primo tempo ha avuto al suo fianco come compagno di reparto il fuoriquota Migliorini, aggregato alla Primavera come fuoriquota. Muratore, aggregato invece sino a qualche tempo fa alla Juventus per ciò che riguarda lo status di fuoriquota, Stefano Sturaro, che è appena rientrato in prima squadra dopo il grave infortunio occorsogli agli europei con la nazionale di Antonio Conte. Touré, lo scatto di Zekiri, ancora Zekiri, palla per Clemenza, cambio di piede per Clemenza, provato a disorientare con i suoi movimenti Clemenza, non hanno abboccato i difensori biancoverdi, ancora Clemenza che prova a superare Dragone, rimessa laterale per la squadra bianconera, 35esimo al nostro cronometro, la Juventus conduce per 6-1 in casa dell'Avellino. Gran parte delle segnature nel primo tempo, la prima frazione si è chiusa sul 4-0, va giù un calciatore della Juventus, lascia correre il direttore di gara, Touré per la formazione bianconera, assoluta padrona del campo in questo frangente. L'onore delle armi per l'Avellino, non ha lesinato impegno, ardore la squadra irpina contro un avversario
nettamente superiore. Touré, ancora Juventus, Clemenza, va giù Clemenza, netto il fallo di Branchi. Altro calcio piazzato per la squadra torinese. 36esimo al nostro cronometro. Potrebbe provarci lo stesso Clemenza. Sistema la barriera Vella. Sì, sarà il numero 20 a tentare la battuta dalla distanza. Sistema il pallone, il calciatore di Grosso. Folto il muro biancoverde, parte Clemenza e la palla si insacca, immobile Avella, 7-1 per la Juventus. Clemenza partecipa al Festival del gol bianconero, al 37esimo iscrive il suo nome nell'elenco dei marcatori di questa partita. Perfetto il calcio di punizione del numero 20 di Fabio Grosso. Immobile Avella. Eppure l'estremo difensore biancoverde aveva schierato una folta barriera. Nulla da fare sul sinistro chirurgico di Clemenza. L'uscita di Doria. Muratore, Touré, c'è qualche spettatore che comincia ad abbandonare i gradoni dello stadio Posto di Prato La Serra. Rimane però il fatto di aver trascorso una giornata all'insegna dello sport piacevole, di aver visto comunque una partita bella tra due squadre che in campo hanno offerto un gradevole spettacolo all'insegna della correttezza. Anderson, Muratore, Avellino che nel prossimo turno di campionato farà visita, come dicevamo, al Chievo Verona. La Juventus è attesa dal derby casalingo con il Torino a Vinovo. Anche il Torino ha affrontato l'Avellino in campionato nella gara inaugurale, 3-0 per i Granata ad Ivrea. Il rilancio di Avella incespica Pizzi. Severin, Anderson, Muratore, ancora Juventus, si fa vedere Clemenza ma riceve palla Mosti, è libero sulla sinistra Prove, ancora Shaqiri, ci prova l'attaccante bianconero, il suo sinistro non trova lo specchio della porta. È pronto alla rimessa dal fondo Avella, quando ormai ci avviciniamo al 90esimo, 7-1 per la Juventus. Altre 7 reti subite in casa dall'Avellino dopo quelle rifilategli dall'Empoli. Ecco Clemenza, appoggio per il compagno sulla destra, traversone basso, allontana in calcio d'angolo però Rescigno, tiro dalla bandierina per la Juventus che continua ad attaccare. Ecco lo scambio, ancora i bianconeri di Grosso, allontana Rescigno, ci prova al volo di destro Bove e palla al lato.
la conclusione subitanea del numero 8 bianconero, che praticamente ad occhi chiusi ha impattato di destro, e palla che ha sfiorato il palo della porta difesa da Avella, che va a rilancio di piede. Calcio di punizione per la formazione irpina, che può mettere il naso nella metà campo avversaria. Touré intercetta il pallone, Bove, Severin, Muratore, Touré, ancora Touré, Muratore, Clemenza, aveva provato il gioco di prestigio, passaggio, la finezza, tentativo non riuscito, calcio di punizione per l'Avellino. Dragone prova il rilancio, rimessa laterale, bianco-verde, lo stesso Dragone a battere con le mani. Arciello, affrontato da Semprini, prova il cross Arciello, ma Semprini è un muro. Alla fine c'è rimessa dal fondo per la Juventus, 42 al nostro cronometro, 3 minuti alla fine dei tempi regolamentari, più eventuale recupero che non dovrebbe essere di grossa entità. Muratore, Clemenza, Touré, Anderson, Touré, appoggia ancora per il numero 5 di colore, Muratore, il capitano bianconero, è libero sulla sinistra, Severin ignorato, palla indietro per il numero 6 Anderson, ancora Muratore, Semprini, Mosti, Semprini, Muratore. Il dialogo prolungato dei bianconeri di Grosso, Touré. Si sgancia Muratore, il cross tentato dal capitano bianconero. Alla fine c'è calcio d'angolo per la Juventus, che continua ad attaccare quando siamo a 120 secondi dal novantesimo. Angolo per la squadra torinese, che con questa vittoria conserva il primato in classifica. Gioco interrotto e calcio di rigore per la Juventus. Calcio di rigore per la Juventus. Dal dischetto va Clemenza, che ha l'opportunità di siglare una doppietta e portare a 8 le reti della Juventus. Batte Clemenza, conclusione impeccabile da Cecchino per il numero 20 bianconero, protagonista quest'oggi sui calci piazzati. 8-1 per la Juventus. Clemenza sul calcio di rigore aumenta ancora il distacco di reti, il divario tra le due squadre. 90esimo proprio in questo momento, Clemenza su calcio di rigore fa 8-1. Si attende solo il triplice fischio. Non crediamo a questo punto che Airoldi di Molfetta accordi del recupero, anzi no, ci dicono 2 minuti di recupero. Touré, probabilmente i 2 minuti sono stati accordati per l'interruzione all'infortunio occorso a Beruatto. Provato la rovesciata Zekiri, Mosti, Touré, il palleggio di Touré, Semprini, ancora la Juventus, palla allontanato, Severin,
uno strano controllo di Severen, a cui ritorna il pallone, l'appoggio sulla sinistra per Bove, rientra Bove, ecco Clemenza che ci riprova, stavolta non da calcio piazzato, il suo sinistro e palla che termina alta, ben oltre la traversa. Un minuto di recupero, se n'è andato. Siamo per entrare nell'ultimo minuto di recupero. Avella al rilancio. Muratore. Ed eccolo il triplice fischio di Airoldi di Molfetta. Applausi per tutti qui a Prato la Sera. È stata una bella giornata di sport. La Juventus batte l'Avellino in trasferta per 8-1. Un ringraziamento ai calciatori in campo che ci hanno regalato uno spettacolo gradevole ed è una partita che rimarrà scolpita nella memoria di tutti, anche nella nostra memoria. Da Prato la Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alle telecamere. Arrivederci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.